Mi garanza, mi casa, un altro utero materno al centro del garage, nell'epicentro del prodotto italico, qui in questo momento dove sono i miei piedi, c'è l'epicentro, c'è il fulcro, c'è l'asse del prodotto italico e secondo te sto male? È come una seconda casa, io ci dormirei qua dentro, pranzo, con madre, padre, sorella maggiore, zia, Silvia Escort, la Lucrezia Internazionale, la Big Band, e Giulietto, e il nipote, e guardia del corpo aspettarti fuori? No! 620 cavalli a farti da guardia! E secondo te sto male? Questi sono i motivi per i quali vale la pena vivere, ma è chiaro sto concetto o no? E dopo il vincitore presidenziale vengono fuori parole di libertà, non sei ubriaco, sei più libero. I valori contano, ma anche le cose. Basta utopie, basta ipocrisie, tanto culo, tanto paiolo, ostentazione positiva e autogratificazione. Secondo te sto male? Io ora me ne vado al centro con Silvia Escort e la Big Band. 200-300 euro in tasca snazzicano e le farò dei regali. E viva la vita! Perché non volevo essere né più ricchi del verano, né più sacaloristi e né più giovani, porca merda. Ora mi sto a telecomando. Che ho fatto? Me lo sono mangiato il telecomando. Ah no, ecco qua. Snazzica? Mamma mia come urlo, non ti incazzare! Prodotto italico! Io ti rispetto, non sono mica come il proprietario della Seat! Io ti rispetto ai massimi livelli! Sono 15 anni che cerco di finire le pagare, pensa quanto ti rispetto! God be free. Viva la vita!